Ciao a tutti, ricomincio finalmente Paleo System Academy dopo un paio di mesi. Ripartiamo dalla robotica per la secondaria con il progetto HBRT, che è questo, che è un robottino che ho fatto io l'anno scorso. E adesso, durante questo video, vi mostrerò come funziona e come è stato programmato. Ok, eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Paleo System Academy. Cominciamo subito dai libri che ho usato come riferimento per questo progetto di robot che apprende da solo, di HBRT, How to be a Robot Trainer. Allora, sono andato un po' alla ricerca di libri che affrontassero ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale e del machine learning, quindi dell'apprendimento automatizzato, libri che però diciamo fossero come dire, contestualizzati dal punto di vista tecnologico rispetto alle piattaforme microcontrollori, ok? Quindi o Arduino o Raspberry o simili, non libri dedicati all'intelligenza artificiale in senso più ampio, ok, che chiaramente non erano poi applicabili rispetto alla possibilità, che non erano poi utilizzabili rispetto alla necessità di costruire un robot, do it yourself in qualche modo. Quindi il primo libro che ho preso è questo, Artificial Intelligence, di questo editore qui, Elector. È un libro che, come dice proprio nel sottotitolo, 23 progetti per, come dire, dare vita al tuo microcontrollore. È molto interessante, non è basato su Arduino, è basato su un altro tipo di microcontrollore, più o meno, diciamo, simile dal punto di vista hardware, però al di là dell'aspetto del codice, che non mi preoccupava tanto la questione di scrivere codice per Arduino, ciò che mi preoccupava un po' era avere proprio un modello di riferimento di come dovevo costruirlo il programma, quindi non tanto rigo per rigo, ma proprio capire cosa deve fare un programma per dare al robottino una, diciamo, un'apparenza di comportamento intelligente. Quindi questo è il primo libro che vi consiglio, lo trovate anche su Amazon. Il secondo libro, più recente di questo, ma che lo cita molto, e infatti alcuni capitoli sono proprio uguali, è quest'altro, Beginning Artificial Intelligence with Raspberry Pi. Questo, diciamo, in gran parte è un adattamento di quello che vi ho mostrato in precedenza. Però qui c'è codice proprio per il Raspberry Pi. Ora nel robottino, come vi mostrerò più avanti in un video, nel robottino io ho usato un Arduino Nano, quindi in realtà questo codice per Raspberry non l'ho poi utilizzato, insomma, non ho utilizzato gli esempi, però ho fatto sempre riferimento ai modelli per capire come dovevo costruire il codice. Fra i due libri vi consiglio di partire, se lavorate su Arduino, di partire da questo. Ok, se invece volete cimentarvi su piattaforma Raspberry, allora chiaramente partite da questo. In particolare di questo primo libro, ne parleremo più avanti, ho consultato i capitoli diciamo, ci sono vari progetti dove vengono spiegati vari, come, modelli di codice per simulare, diciamo, dei comportamenti, diciamo, apparentemente intelligenti del nostro robot o del nostro microcontrollore. In particolare mi sono soffermato sul capitolo che riguarda la Roulette Wheel Brain, e lo vedremo più avanti, una figura, e vi spiegherò come ho usato queste informazioni. Il capitolo che riguarda le reti neurali di Hopfield, quindi un pochino la parte di reinforcement machine learning, quindi apprendimento automatizzato con rinforzo, e l'ultimo capitolo, il penultimo, che trovate anche nell'altro libro, proprio pari pari, è quello che si chiama architettura assunzione, oppure robotica basata sui comportamenti, behavior based robotics,
E ho usato un pochino, ho fatto un mix tra le informazioni di questi tre capitoli. Ma cominciamo, e dato che stiamo parlando comunque di un progetto di robotica DIY, di robotica fai da te, cercherò di scomporre un po' l'esposizione sui tre classici domini che affrontiamo quando, che ho sempre affrontato nei miei video, nei miei corsi o nei miei webinar sulla robotica DIY. I tre domini sono stampa 3D, elettronica e codice. Ok, due parole sulla stampa, due parole sulla. Ok, eccoci qui, due parole sulla stampa 3D. Come vedete, come già con Eduino, il robot è stato interamente stampato in 3D. Tra l'altro, è possibile stamparlo per come è stato, diciamo, progettato. È possibile stamparlo anche con una stampante piuttosto piccola come la Sherbot Kiwi. Quindi, insomma, una stampante che abbia un piatto anche di 10 cm per 12 o 12x10, sarebbe meglio dire, perché prima si dice la X e poi la Y. E quindi diciamo la cavate anche con una stampante piccola, e non tutti i pezzi sono stati modellati con Tinkercad, in particolare con Tinkercad ho modellato tutte le parti interne delle, diciamo, meccaniche squadrate, come potete vedere da questo screenshot, mentre le parti, diciamo, curve, quindi il frontalino, le ruote e il dorso sono state modellate con Rhino, non da me, ma da un modellatore esterno che ha collaborato con noi in questo progetto. Ciò non toglie che con un po', magari ottenendo un risultato estetico minore, perché come sapete su Tinkercad, come abbiamo detto in vari video, non è così semplice. O cioè è abbastanza facile ottenere forme meccaniche, forme squadrate, insomma, per la meccanica, è più difficile ottenere forme organiche, curve, perché ci sono proprio pochi parametri da poter controllare comodamente. Ciò non toglie che, insomma, uno poi possa ottenere comunque un risultato funzionale anche con Tinkercad. Forse le ruote uno ce la può fare a farle con Tinkercad. Ok? Ora, diciamo, queste erano proprio due parole sulla stampa 3D, andrei avanti con l'elettronica. Come di consueto, così come avviene con Eduino, alimentiamo i nostri robottini con batterie ricaricabili da 2400-2450 mAh. Qui vedete proprio il numero 2450. Vi consiglio queste batterie dell'IKEA, che usiamo anche nei nostri laboratori dal vivo, perché costano poco e sono ottime. Usiamo batterie da 2450 mAh, uno perché durano di più, diciamo la carica dura di più, e poi perché comunque per muovere dei servomotori ci vuole un pochino più di potenza rispetto alle batterie standard che trovate alle casse di tutti i supermercati. Ok, comunque al di là di prendere le batterie, di comprare le batterie IKEA, potete, le trovate anche su Amazon, le batterie da 2400-2450 mAh, MAH. Ora ho visto, sono abbastanza, cioè si trovano facilmente anche nei negozi un pochino più specializzati, magari sul bricolage. Comunque su Amazon le trovate senza problemi. Tant'è che le trovate persino all'IKEA, che non è un negozio specializzato, ovviamente.